Liberi.tv, Riccardo Cristiano, decima marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, organizzato da Società Libera, qui a Roma, come tutti gli anni, presenti radicali e in questo caso Michele Capano, che è tesoriere proprio di Radicali Italiani. Importanza di questa marcia che ormai è alla decima edizione, ma soprattutto la vicinanza alle minoranze, in quanto potremmo essere un giorno noi minoranza. Assolutamente, un appuntamento, come tu dicevi, tradizionale anche per Radicali Italiani, che sta diventando un appuntamento tradizionale in Italia, dove tutte le anime della classe radicale vedo sono presenti e che è il segno per noi della continuità rispetto alla idea che non bisogna mai voltare la testa dall'altra parte e ritenere che una oppressione, una conculcazione della libertà, una limitazione di diritto, siccome avviene ad alcune migliaia di chilometri lontano da me, da noi, è qualcosa di cui possiamo permetterci di non occuparci. Sentire che questa ferita alla libertà, alla democrazia, ovunque avvenga sulla terra, è una ferita che ci riguarda personalmente, è credo un pallino della esperienza politica radicale, perché quando Pannella con pochi compagni diede vita a questa aggregazione negli anni 50 c'era questo sguardo transnazionale, termine che poi abbiamo messo anche ad un certo punto nell'evoluzione che abbiamo dato al partito alla fine degli anni 80, cioè l'idea che ovunque questo tipo di oppressione vi fosse, lì occorreva posare lo sguardo, lì occorreva immaginare le azioni politiche, e nel corso dei decenni abbiamo credo onorato questa idea in vario modo, come abbiamo potuto, qualche volta con maggiore successo, qualche volta con maggiore forza, qualche altra volta con minore forza, ma c'è sempre stato questo spirito che oggi rinnoviamo attraverso questa partecipazione che naturalmente dobbiamo, io credo, sempre di più fare in modo che non rappresenti un mero momento di testimonianza o di informazione su quello che accade, ma magari anche il tentativo di qualche azione politica concreta, quantomeno rispetto agli impegni che da un lato il Parlamento, dall'altro il governo italiano possono prendere per una politica estera che sia, tra virgolette, presente, attiva, protagonistica anche su questi temi. Perfetto, io ringrazio il tesoriere di Radicali Italiani Michele Capano, gli auguro una buona marcia, Riccardo Cristiano, Liberi TV, Roma.